Bisogna continuare a lavorare mattone dopo mattone. Noi abbiamo ridato decoro e ordine a questa città, recuperando quei vuoti che erano stati lasciati soprattutto dall'amministrazione precedente, e dobbiamo dare seguito e continuità ad un programma che è stato realizzato in gran parte nonostante i quasi 3 anni di pandemia e altre criticità che abbiamo incontrato. Non ci siamo mai fermati, anche durante la pandemia abbiamo sempre lavorato, abbiamo fatto degli investimenti importanti sulla città, ma ripeto, soprattutto abbiamo rimesso il cittadino al centro della città e di tutta la cittadinanza attiva. Ecco, come diceva, sono stati 5 anni difficili per forza di cose, ma se ne dovesse dire una, qual è stata la soddisfazione più grande di questo mandato? Guardi, sono state tante, ma devo dire che soprattutto in quelle criticità abbiamo riscoperto quel senso di appartenenza che forse in questa città, in questo territorio, si era un po' smarrita. E su questo dobbiamo continuare, perché il mio progetto civico ha rimesso al centro, lo voglio ripetere, il cittadino. Tanti giovani si sono avvicinati al mio progetto, 80 persone della società civile dall'alto profilo professionale che hanno sposato questo progetto perché si sono sentiti effettivamente, forse per la prima volta, parte integrante anche delle decisioni che un amministratore, un'amministrazione prende per la crescita del proprio territorio. Certamente la prima soddisfazione è stata quella che avevamo promesso 5 anni fa, e cioè revocare la delibera della precedente amministrazione con la quale si era manifestato interesse al deposito GPL. E dopo un anno, grazie alla nostra azione, alla nostra contrarietà, al nostro coraggio, il MISE ha accolto la nostra istanza e quel progetto è stato bocciato. Oggi, con i fondi PNRR bisogna rispettare delle regole e delle scadenze ben precise. Cambiare amministrazione potrebbe mettere a rischio questo e non ce lo possiamo permettere. Ortona, inoltre, non può uscire dal comitato ristretto dei sindaci, dove è rientrato grazie a un sindaco civico per difendere l'ospedale di Ortona e soprattutto tutelare la salute dei nostri concittadini.